Liberty, secessione. Alla piazza, poi nella vecchia città, vedremo un intero viale, viale Parigi, che è stato anche del Teatro Nazionale, è il teatro più importante e qui tra poco anche i tiratori. A destra via Nazionale. Nessuno arriva a Praga del tutto privo di pregiudizi e un pizzico di superiorità occidentale, peraltro discutibile, c'è sempre. Subito pronti a notare come triste è una città senza abbaglianti insegne al neon, come sembra scadente la qualità della merce attraverso vetrine opache e poco appetitose, e come infelici appaiono i praghesi costretti nei loro vestiti démodé, trasandati e malabbinati nei colori. A questa prassi da turista non hanno saputo sottrarsi nemmeno i 150 dell'Interamnia, che si guardavano intorno giocando a chi più ne scopre più ne segnala. Si tira poi un sospiro di sollievo nel fare le somme di un bilancio che appare a favore di noi, gente d'Occidente. Ma sarebbe carino vedere qual è invece la percezione che loro hanno di noi, per scoprire magari che ai loro occhi gli infelici siamo proprio noi, assuefatti di luci, slogan e colori, look dipendenti e così poco obiettivi da acquistare un prodotto per come appare e non per com'è. Il turismo diventa così reciproco. Gli uni vedono un mondo, i suoi costumi, la sua architettura e i suoi abitanti. Gli altri leggono attraverso gli abitanti il mondo, i costumi, l'architettura a cui appartengono. E chissà cosa pensano di noi quando ci vedono appartati, mentre con fare misterioso negoziamo con gli omini del cambio nero. Fermi, con il nostro abbigliamento appariscente e inequivocabilmente straniero, giochiamo a sentirci dei veri borsisti, con tanto di potere di rialzo. Se il cambio ufficiale dà circa 67 corone per 10.000 lire, al cambio nero la stessa cifra si triplica. Ma attenzione, se l'offerta è addirittura molto maggiore, c'è qualcosa che non va. Potrebbe trattarsi di denaro falso o di banconote fuori corso. Altre volte invece il turista sprovveduto è vittima di trucchi vecchi come il mondo. Intercettabili sostituzioni di mazzetti di denaro o scaltre manovre nel contarli possono trarre i più ingenui in inganno. Comunque ci si sente tutti grandi nababbi. Si guardano un po' tutte le vetrine, anche quelle che altrove non avremmo mai degnato di uno sguardo, e ci si chiede disperatamente cos'è che potrebbe servire a questo o a quell'altro dei nostri conoscenti, visto che non si sa più cosa acquistare per noi stessi. A dire il vero, la corrispondenza e la comunicazione con l'estero non sono poi così economici. Inviare una cartolina costa 3 corone, circa 450 lire, e telefonare in Italia non meno di 20 corone al minuto. Ma tutto il resto è davvero un affarone. Girare in autobus, filobus o metrò non costa che 150 lire. Un gelato ne costa poco più di 200 e una buona bottiglia di champagne 125 corone. Al cambio nero 6.500 lire. A bocca aperta qualcuno notava che nelle strade praghesi il traffico non assomiglia per nulla al vorticoso andirivieni occidentale. Gli
itinerari tradizionali della città sono stati rispettati tutti. Ecco Piazza Venceslao con la sua vita mondana. La famosa Piazza dell'Orologio con le sue antiche leggende. Il grandioso castello imperiale. Il ghetto, la sua sinagoga. E nel retro, il cimitero ebreo. Qualcuno, più ardito, si è anche avventurato in una più audace scoperta della città notturna, ma per ovvi motivi non ne azzardiamo un racconto. Dovunque non mancavano mai le attente spiegazioni dei nostri interpreti, Pietro, Dasha e Mauron. Alle prese con tanta pazienza, con le lamentele di chi, stanco di salire e scendere dal pullman, accusava lo stress di tante ore di cammino alla scoperta della città. Per svagarci, gettavamo un'occhiata qua e là in qualche vetrina. Non ce ne sono di abbaglianti, ma se qualcuna tenta timidamente di imporsi sulle altre, state pur certi che si tratta di sport. Ma sempre tener d'occhio la cartina, anche se, a dire il vero, le mappe non sono di grande aiuto. Nomi e posti che, italianizzandoli, risultano commestibili anche per il turista, appaiono invece sulla segnaletica più indecifrabili di veri geroglifici. Gli zoo e gli animali degli zoo sono uguali in tutto il mondo, ma il vero turista da manuale non deve resistere alla tentazione di fare una capatina anche in quello praghese. Magari solo per la soddisfazione di poter raccontare agli amici come sono gli animali ciechi. Datemi che sponsore che ho
Insomma, una fetta di onnipotenza durata poco più di 5 giorni. Poi, da un confine all'altro, siamo improvvisamente tornati piccoli piccoli, a consigliarci per decidere se sbilanciarci o meno nell'acquisto pazzo di un caffè. Lo scellino ha ridato a tutti una sferzata tonica e ha brutalmente riportato a fare conti e conticini con il nostro portafogli. Eccoli gli slogan, le vetrine luminose, la visa frenetica, il consumismo che ci era tanto mancato a Praga. Qui, però, dove ci sono, bisogna guardare e non comprare. È bastato, per la carovana dell'Interamnia, sbarcare per qualche ora a Vienna per sentirsi ridotti a cittadini del terzo mondo. Ma di Vienna parleremo la prossima volta.